Seuraava puhuja on Patrizia Toia. 1 minuutti, olkaa hyvä. Onorevole Toia. Mogherini ad essere soddisfatta e noi il Parlamento lo siamo con lei, perché oggi il sogno di Altiero Spinelli di una difesa comune europea è a portata di mano, dopo anni in cui qualsiasi ambizione veniva bollata come politicamente impraticabile. Oggi la Francia, che bocciò un tempo la proposta, è fortemente europeista, come l'Italia e molti altri paesi. La Gran Bretagna non è più un ostacolo e gli Stati Uniti di Trump hanno abdicato al loro ruolo di stabilizzatori del mondo, anzi, al contrario. Dunque oggi è l'Unione Europea ad avere la leadership morale della diplomazia internazionale ed è un titolo suggellato dal Nobel per la pace del 2012, dall'ottimo lavoro di Mogherini sul campo e anche dalla volontà che lei oggi qui ha ribadito, e sta a un punto questo molto difficile, ma per noi del nostro gruppo importante, di utilizzare questi strumenti di potenza, anche militare, alla europea, così è stato detto, cioè nel rispetto dei nostri valori. È storica la firma dei ministri della difesa, il via alle cooperazioni strutturate, il piano di azione. Ma sappiamo che siamo ancora molto lontani, che tanti ritardi vanno colmati e vanno colmati bene. E io penso anche alla ricerca per un'autonomia strategica dell'Europa. Mi termino qui dicendo che sappiamo che molte potenze illiberali, crescendo militarmente, accrescono il loro potere in questo mondo. Sta a noi giocare una partita diversa, penso all'Africa, alla Libia, essere davvero un'Europa capace di hard e di soft power. Grazie. Kiitos, rouva Toia. Te puhuitte hyvin. Grazie, onorevole Toia. Cerchiamo, invito tutti a rispettare i tempi. Adesso ha facoltà, onorevole Stettina, 1 minuto e mezzo. Paní předsedající, dámy a pánové.